Una vera e propria festa di benvenuto, quella che si è tenuta stamattina presso gli stabilimenti delle Terme Luigiane di Acquappese e Guardia Piemontese, in occasione della riapertura per la stagione 2017. Il 2016, oltre ogni previsione, ha visto protrarre la chiusura a dicembre e rispetto al passato si riapre in netto anticipo. Le Terme Luigiane hanno deciso di aprire anticipatamente il 10 di aprile la stagione termale, anche perché l'anno scorso abbiamo chiuso il 10 di dicembre, quindi allungando la stagione termale per poter consentire ancora di più di produrre maggior budget e di dare la possibilità alle persone che avevano fatto richiesta di fare le cure termali efficacissime delle nostre Terme Luigiane. Le campagne promozionali che hanno visto protagonista le Terme Luigiane nelle varie manifestazioni di interesse turistico come la BIT di Milano, Napoli, Rimini e quelle internazionali hanno confermato un grande interesse per le acque sulfuree e i fanghi. Diverse le prenotazioni che giungono anche da oltreoceano. Vari comuni della regione hanno invece aderito all'accordo tra ente e struttura per offrire la possibilità a gruppi di persone della terza età di usufruire delle cure termali facendosi carico delle spese di trasporto. Riconfermato poi per la prima decade di giugno, visto il successo dello scorso anno, il tour di giornalisti nazionali selezionati per fargli vivere le eccellenze delle terme. Tante conferme ma anche tante novità, come ad esempio la partecipazione delle Terme Luigiane a quello che è l'evento del Giro d'Italia che quest'anno ha scelto Guardia Acquappese come tappa. Sì, quest'anno il 10 di maggio ci sarà la tappa del Giro d'Italia e quindi ci sarà un'apertura straordinaria delle nostre strutture ricettive alberghiere. Per quanto riguarda l'apertura di tutte le attività ricettive è spostata al 4 giugno.